Salutate, viaggiatori impavidi! Alla vita! Questo è l'esercizio più importante. Non è la destinazione, ma è il volo che conta. Ho prenotato un volo per l'Islanda. Esotico, vero? Quel grumo di rocce vulcaniche nel nord dell'Atlantico? David, torna qui! Sei un viaggiatore impavido! Una volta giunti a destinazione, aspetteremo lì un paio d'ore e poi torneremo qui. Io non ho paura di volare. Allora che diavolo ci fai qui? E per Alfonso aveva così paura che si è iscritto al corso solo se venivo anch'io. Che cazzo! Signore e signori, nell'improbabile caso di un'improvvisa perdita di pressione... Basta solo che un uccellino venga risucchiato dal motore dell'aereo... Basta, ci schiantiamo! Sono appena sopravvissuta al volo più terrificante di tutta la mia vita. Il nostro volo ha un ritardo di 9 ore. Sembra si sia verificato un guasto parziale a uno dei motori. Ci hanno prenotato un hotel benessere per riprenderci e prepararci al volo di stasera. Prendere quel volo sarebbe niente di meno che un suicidio. Qualunque cosa decidano gli altri, noi due prenderemo quel volo stasera. Se vuoi volare, spiega le ali. Non mi sono mai sentita così viva. Stia calmo. Voglio andare a casa. Sono nel bel mezzo del nulla. C'è un po' di nebbia a Londra, quindi... Sì, e qualcosa di oscuro sta arrivando anche qui.